Nuovo tutorial, un brano di Emma Marrone. Amami. Ciao a tutti, vi invito a scaricare subito il PDF che trovate qui in descrizione, di modo che avrete anche voi la partitura su cui poi lavorare. Partiamo subito senza perdere tempo. Introduzione di questo brano che vede appunto colpi di gran cassa e timpano e vediamo bene nel dettaglio. Ho messo in ottavi il timpano che in questo caso viene suonato leggero, viene poi accentuato sul 4. La cassa cadrà sull'1 e sul levare del 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Se avete a disposizione due timpani potete utilizzarli entrambi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Questa parte procede anche per la prima parte della strofa, dopodiché cambia tutto e partiamo con un ostinato in sedicesimi sul Charleston, stessa figura per la cassa, mentre sul 4, anziché accentuare il timpano, faremo un colpo di rullante. Entriamo sul primo quarto con un crash, solo per il primo giro. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Arriviamo al primo crescendo che anticipa appunto il primo ritornello. Avremo appunto, come ho già detto prima, un crescendo sempre sul timpano. Potete aggiungerci appunto, come vi ho scritto, anche un tom. E io ci ho inserito anche la cassa in quarti. Tutto questo deve essere appunto un crescendo. Quindi partiamo piano e pian piano aumentiamo la dinamica. 3, 4, 1, 2, 3. Arriviamo al primo ritornello che vede principalmente due groove che appunto si alternano bene o male una misura e una misura. Prima parte vede cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. La seconda vede cassa sull'1, rullante sul 2, sul secondo ottavo del 2 un colpo di cassa, di nuovo la cassa sul 3 e rullante sul 4. Le uniche variazioni le troviamo sull'ultima misura del primo finale e sull'ultima misura del secondo finale. Allora, nel primo finale troviamo il secondo groove che vi ho indicato, dove sul 4 troveremo un flam e sul secondo ottavo un colpo di cassa. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sul secondo finale invece l'ultima misura, sempre come base il secondo groove. Sul 3 e sul 4 troveremo tutto in ottavi in ordine cassa, primo tom, rullante e timpano. 3, 4. Seconda strofa che vede il groove della seconda parte della prima strofa, per intenderci quindi quello con l'ostinato sul Charleston. Seconda parte della strofa che invece cambia. Troviamo un groove con cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 una pausa e sul 4 ancora rullante. Attenzione però al Charleston. Come vedete viene suonato tutto in quarti, tranne che sul secondo quarto viene fatto in ottavi. Alla quarta misura, anche sul 4, sarà in ottavi, con sul secondo ottavo una piccola apertura appunto del Charleston. Sei misure così e poi troviamo un altro crescendo e quindi un altro ritornello. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ritornello in cui anche qui troviamo alcune differenze sui finali. Ultima misura del primo finale che vede appunto un fill che andiamo ad analizzare. Ultima misura del primo finale che andiamo là.
ultima misura del primo finale che vede un fill, vi faccio vedere. Sul 1, ostinato in ottavi di Charleston e cassa. Sul 2 troviamo un primo ottavo su rullante e gli ultimi due sedicesimi. Sul 3, tutto diviso in sedicesimi, troviamo un colpo di cassa, primo tom, secondo tom e un colpo di rullante. Sul 4 troviamo primo sedicesimo su rullante e dopo due colpi sul timpano, quindi secondo sedicesimo e secondo ottavo. Attenzione allo sviluppo. In questo caso vi consiglio, magari dopo la cassa, anziché partire con la mano destra, di partire con la mano sinistra. Secondo finale che invece la. Secondo finale che invece la, mamma mia. Secondo finale che invece già trova una differenza sulla terza misura, in cui sul 3 troviamo due ottavi di gran cassa. Sull'ultima misura sempre due ottavi di cassa sul 3 e sul 4 flam sul primo ottavo e cassa sul secondo. Vediamo queste due misure. 3, 4, 1. Arriviamo al nostro special. Gli accenti che sentiamo sono sempre quelli che troviamo anche nella parte dell'introduzione. Quindi sull'1, sulle varie del 2 e sul 4. In questo caso abbiamo un ostinato sul ride, la prima misura. Sull'1 troviamo solo un colpo di cassa. Sulle varie del 2 troviamo rullante e timpano. Sulle varie del 3, quindi secondo ottavo, cassa. Sul 4, primo ottavo, sempre di rullante e timpano. E secondo ottavo di cassa. Sulla seconda misura, stessa cosa, tranne che sul 4 non troviamo la cassa sul secondo ottavo. Le due misure si ripetono per tre volte. Dopodiché troviamo solo la prima misura. Sulla seconda misura troviamo un crescendo che vede sull'1 cassa sul primo ottavo, dal secondo ottavo parte tutto in sedicesimi un crescendo di rullante che ci riporta poi al ritornello. Vediamo tutta la parte dello special. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Dopo il crescendo torniamo al nostro ritornello. Qua troviamo appunto il terzo groove che vi ho indicato, che è quello che vede sul 3 i due ottavi di cassa. L'ostinato si sposta tutto in ottavi sul ride, sette misure così, dopodiché l'ottava troviamo appunto la prima parte col groove e un lancio sul rullante che porta alla parte successiva. Appunto questa misura vede sull'1 due ottavi di cassa, sul 2 rullante sul primo ottavo e cassa sul secondo, sul 3 cassa sul primo ottavo, dal secondo ottavo tutto in sedicesimi per anche tutto l'ultimo quarto, il nostro lancio sul rullante. Il nostro groove che abbiamo visto prima ci porterà fino alla fine della canzone. Qualche variazione la troveremo sull'ultimo quarto, in cui sul secondo ottavo magari ci sarà qualche colpo di cassa. Questo esempio lo troviamo sul primo finale della prima parte dell'ultimo ritornello, mentre sul secondo finale troviamo lo stesso groove che vede appunto sul 4 quella variazione, ma insieme al rullante troviamo un colpo di crash. 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'ultima parte del ritornello non cambia come groove, anche qui sul finale troviamo appunto sull'ultimo quarto un colpo di crash insieme al rullante e ultimissima misura che vede appunto cassa e crash che chiude la nostra canzone. 3, 4, 1, 3. I groove sono molto semplici, se però non avete dimestichezza vi consiglio di lavorarli ad una velocità ridotta. Attenzione bene ai crescendo, sia quelli sul rullante che quelli sui timpani, di renderli appunto con il cambio di dinamica ben evidente. Date un occhio ai fill, mi raccomando, non abbiate fretta, mettete insieme il tutto e poi portatelo a velocità originale. Cercherò anche di questo brano di pubblicare appunto la base senza batteria per darvi la possibilità di lavorarci bene. Ok, non mi resta anche per oggi augurarvi un buon divertimento, un buon groove. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like e se avete delle richieste per dei nuovi tutorial lasciate pure un commento. Alla prossima e ancora un buon groove. Ciao!